Inaugurato a Brescia la sera dell'1 dicembre 2016, Do Ut Des, il primo ristorante vegano nella città di Brescia, in via Fontana numero 13 a Brescia, in zona stadio. Gremite le sale del ristorante durante la serata inaugurale, tanta e tale era la voglia di conoscere la nuova cucina vegana di Andrea, Caterina e di tutto lo staff. Impegno, professionalità, serietà, passione, cura nella scelta delle materie prime, rigorosamente a chilometro zero, attenzione e rispetto per l'ambiente, gli ingredienti dei piatti proposti. Pietanze saporite e naturali, a base di verdure e tanto altro da scoprire, come le scelte dei menù che comprendono un'ampia gamma di pietanze e la possibilità di assaggiare tutti i piatti proposti, dall'antipasto al dolce. Il servizio, coperto, e l'acqua vengono offerti dai ristoratori in modo che il cliente si possa concentrare esclusivamente sulla scelta del suo piatto preferito, così come conferma ai nostri microfoni Andrea Borboni, socio e manager del locale. Durante l'intervista anche un riepilogo del menù, dei piatti gustosi, la genesi della creazione del ristorante, il perché del termine latino Do Ut Des, letteralmente Do affinché tu dia, e tante altre curiosità tutte da scoprire e da assaporare in via Fontana numero 13 a Brescia. L'idea è nata da due fattori fondamentali, mio e della mia socia Caterina. E i due fattori sono questi, la passione per la cucina e una grande attitudine che abbiamo entrambi alla sperimentazione e alla ricerca. Ci piaceva l'idea di aprire un ristorante, di offrire un ristorante che uscisse dal seminato, che potesse sì, da un lato, ovviamente offrire tutto il buono della cucina, che potesse però discostarsi leggermente da quella che è la classica offerta della cucina mediterranea, senza per questo rinunciare da un lato ai sapori e alla bontà dei cibi e soprattutto a certi aspetti che sono caratteristici della nostra cultura e della nostra tradizione. Do ut des in latino significa io do affinché tu dia. Il nome porta con sé intrinsecamente tutto ciò che è legato al contratto e noi lo vediamo in due chiavi fondamentali. Da un lato ci riproponiamo in termini di contratto economico di offrire al cliente dei piatti e un servizio che abbiano un valore superiore a quello che poi in realtà chiediamo. Dall'altro, ancora è molto più importante, è invece in chiave ambientale, laddove io do al cliente la possibilità di poter scegliere e prendere e cogliere tutto il buono della cucina senza per questo però andare a influire sul pianeta, nel senso che la sua scelta di venire da noi a pranzare, di fare una scelta di un pasto vegano, è a impatto zero, è un impatto sul pianeta veramente bassissimo. Ai nostri clienti suggerirei di partire dall'antipasto, scegliendo un bittico di antipasti che comprende le polpettine di sesamo con salsa allo yogurt, unitamente alla farinata di porro e zucchine. Gli suggerirei poi, per quanto riguarda i primi, se non vogliono stare su una classicissima vellutata di zucca con crostini caserecci, di scegliere un piatto molto sapido, molto molto gustoso, sono gli gnocchetti verdi della casa, gnocchetti fatti di spinaci, arricchiti con un ragù di broccoli e cavolfiore, unitamente a pomodori secchi, semi di zucca, semi di girasole e pistacchi. Per i secondi io proporrei la nostra quiche, è una quiche sulla base della quiche Saint Laurent, è una quiche, quindi un tortino di pasta brisée ripieno di funghi accompagnato da un'insalata di spinacino. E per concludere si potrebbe passare a un dolce, quindi a un cremoso accompagnato con un tipo di salsa a scelta fra tre, una salsa caramellata, una salsa di cioccolato o una coulisse di kaki. No, io non penso che sia una moda, per due ragioni sostanziali. La prima è che la scelta che si fa oggi di andare a cena fuori è sempre legata al piacere di stare insieme alle persone e al piacere di poter gustare del buon sapore. La prima cosa sulla quale, la prima caratteristica che per noi rimane alla base del servizio e dei cibi che offriamo è legata precisamente all'alta qualità, da un lato dei piatti, ma soprattutto partendo da quelle che sono le materie prime con cui li realizziamo.
Il grande vantaggio di questa cucina è che è da un lato estremamente salutare, è estremamente leggera, molto digeribile, va anche incontro a tantissime limitazioni che alcune persone possono avere in termini di intolleranze e di allergie. Quindi da un lato è una necessità e soprattutto rimane la grande, la cosa più importante, che è il piacere di potersi gustare una buona sera, una buona serata e una buona cena. L'altro aspetto ancora più importante, e che mi fa credere che non sia una moda, è legato al fatto che le persone si stanno sensibilizzando sempre di più rispetto a quelli che sono gli effetti del proprio vivere quotidiano sul pianeta. Quindi una scelta di questo genere effettivamente fa stare anche meglio le persone che fanno questo tipo di scelta. Le verdure evidentemente sono alla base dei nostri piatti. Ci sono due considerazioni estremamente importanti da fare. Da un lato, le verdure che prendiamo noi e tutte le nostre materie prime sono di altissima qualità. Molte sono biologiche e comunque, se non lo sono, sono a chilometri zero. Tutta la nostra fornitura si basa su questi criteri. Dall'altro, è vero che per rendere estremamente gustoso e sapido, convincente, un piatto che di partenza ha delle materie prime meno ricche di gusto rispetto alle nostre abitudini e alla nostra cultura, è chiaro che l'elaborazione e la manodopera, quindi il lavoro, è particolarmente articolato e quindi chiaramente è molto impegnativo, anche gravoso da un punto di vista economico. Anche Catarina, titolare del locale assieme ad Andrea, ai nostri microfoni, oltre che illustrare le gustose pietanze che il ristorante propone, ci propone una selezione di vini, anche biologici, da abbinare ai vari piatti. Per adesso abbiamo fatto una scelta ristrettissima di vini, siamo appena partiti e cerchiamo di puntare sul biologico. I prodotti sono pochi sul territorio, per adesso abbiamo Barone Pizzini che ci appoggiamo sulla loro cantina. Il cuoco, Giorgio, ci racconta la passione e l'impegno che impiega nel preparare tutto il cibo accuratamente selezionato e a chilometro zero. Tutti ingredienti che rendono unico questo ristorante, tutto da scoprire. Io ho avuto da sempre, credo, la passione per la cucina. Col passare degli anni, logicamente, diciamo, la cosiddetta cucina, fra virgolette, tradizionale, che comunque mi piace, mi ha sempre appassionato molto, ha perso un po' della sua carica di interesse in favore del vegetarianismo e anche del veganismo, soprattutto. Perché comunque credo che sia un po' una nuova frontiera da scoprire, da spaziare, da sperimentare e via dicendo.